Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un visore stereoscopico per osservare immagini tridimensionali. Poi vi proporremo della fibra ottica per trasmettere la luce in punti differenti. E poi vedremo come riconoscere una lente in vetro e una lente in plastica. Partiamo quindi con il visore stereoscopico. Dobbiamo sempre avere un'immagine stereoscopica da osservare e poi attraverso il visore stereoscopico si fonderà un'immagine unica, si otterrà un'immagine unica e questa è l'immagine stereoscopica. Adesso passiamo alla fibra ottica. La fibra ottica permette di trasportare un segnale, in questo caso la luce, da un punto ad un altro. Vedete com'è flessibile, come si piega facilmente. Esiste anche fibra ottica che viene usata nel settore delle telecomunicazioni, ma in questo caso non interesserà la fibra ottica che trasporta la luce. Il fatto che sia flessibile ci permette di raggiungere anche punti difficili da illuminare. E adesso vediamo invece come riconoscere una lente in vetro da una in plastica. A parità di dimensione, la lente in vetro è più pesante rispetto a una in plastica. Poi la lente in vetro è fredda, è più fredda rispetto a una lente in plastica, quindi basta toccarla, avvicinarsi con ad esempio le guance. E si sente proprio la differenza. Poi un altro aspetto per riconoscere una lente è quella anche di toccarla con un dente e si sentirà la lente in vetro fa un ticchettio caratteristico, mentre la lente in plastica emetterà un rumore sordo. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie.